Ciao a tutti ragazzi, io sono Friumenzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui per un nuovissimo episodio dedicato alla carriera allenatore con il nostro Brighton. Quest'oggi episodio clamoroso. Perché? Direte voi. Allora, intanto se vi siete persi l'episodio precedente andatelo a recuperare, perché abbiamo parlato della situazione di Dunk, che purtroppo sta calando, non possiamo farci nulla. Terremo sott'occhio la crescita di Callum Doyle, nel caso che non è ancora cresciuto, nel caso lo richiamiamo prima della fine della stagione sperando possa fare qualche punto overall, comunque il prossimo anno in difesa sistemeremo le cose. Ma lo scorso episodio è stato molto importante e oggi siamo in questa situazione. Finale di Carabao, il primo match dell'episodio, continuiamo la FA Cup e poi, come potete vedere, abbiamo pescato il Napoli in Europa League, quindi andremo a giocarci almeno l'andata. Il problema è che per questa Carabao, signori, siamo messi... Allora, il Liverpool è stanco, quindi potremmo prenderli un po' così, no? Hanno un po' il fiato corto. Però noi siamo senza... Intanto mi cuffieggio le orecchie. Siamo senza più di un uomo. Intanto ci andiamo con questo modulo, 4-2-3-1, un po' il nostro classico. Mitoma non può giocare perché è espulso. Ferguson non può giocare, Coop Manners non può giocare, João Pedro non può giocare. Porca miseria, porca. Allora, Barco titolare. Questa è la nostra difesa, la nostra linea difensiva titolare. Ci vado con Adingra per forza. E ok, qui ci siamo. Però come sostituto, chiaramente, io mi devo portare Sugawara e mi porto questi. Un sostituto in difesa ce l'abbiamo, un sostituto... Non abbiamo un sostituto in attacco, però giocherà sempre Jimenez. Signori, insomma... Finale di Carabao, ma sbaglio, l'anno scorso siamo arrivati in finale di Carabao, ma l'abbiamo persa contro il Manchester City? Non ricordo, mi sembra di sì. Ci riproviamo, mai una volta che incontriamo il Bruscolini Club in finale di Carabao. Vabbè, andiamo in campo sempre sul pezzo, forza Brighton. Ve la lascerei quasi tutta? Sì, dai, ve la lascio. Beh, non lo so, magari andiamo un pochettino più rapidi con le prossime. Bella la coppa, bella, bella, bella. Andiamo. Sì, magari non tutta, come è stata la partita contro il Wolverhampton di qualche episodio fa, ma vi lascio parecchie azioni, dai. Vorrei una coppa, sarebbe il nostro primo trofeo. Mi piacerebbe tanto. Mamma! Attenzione a Mamo Salah. Pige sulla destra, c'è Robertone che prova a chiudere, a dare una mano difensivamente. Per un momento bloccato l'egiziano, scambia con Mazraoui. Ah! No, partiamo malissimo, al sesto minuto fallo di Nasio, che interviene in ritardo rispetto alla giocata di Salah, calcio di rigore, proprio Salah, l'allarga ragazzi. Verbruggen, siamo ancora in pareggio, Verbruggen, ma che fenomeno sta diventando questo portiere ragazzi, Mamma mia. Con calma, perché già i battiti sono andati a mille. E oggi un João Pedro mi avrebbe fatto comodo, secondo me. Endo, McAllister, Dunk. Uff, partito forte il Liverpool. Mi devi da... Mamma mia, Garcia ha rischiato di portare avanti il Liverpool. Mi dovevi dare quello che c'era davanti, però, come giocatore per metterla fuori. Basta, ragazzi, un po' di coraggio. La che fusa lancia Boy. Al centro si fa vedere Waffer. Eccolo servito, Waffer, provaci. Provaci che ce l'hai! Alisson, la blocca, centrale, semplice. Bella la giocata, su da Kubo. Per Kubo, attenzione Kubo. Lo inseguono tutti. Kubo. Mamma mia, grande chiusura, ma ci siamo. Porca boia, porca miseria, porca paletta, porca sozza. Ora la domanda mi sorge spontanea: ma noi quando potremo essere a livello di queste squadre così clamorose? Bravo Barco. Non è fallo? Non è fallo? Bravo Waffer. Bravissimi tutti, andiamo. Ma magari lo siamo già. Magari lo siamo già, li stiamo solo aspettando. Tac. Jimenez, dagliela. Adingra! Alisson in calcio d'angolo. Vai, tacche. Mettila bene. Dove c'è ancora Adingra. Occhio Robertone che torna all'attacco. Tacche. Eccoci qua. Voleva essere un tiro. Porca!
miseria, l'avevo recuperata. Dai, andiamo in chiusura di primo tempo. In chiusura di primo tempo io sinceramente non mi sentirei di fare nessun tipo di cambio. Continuiamo così. Boi, metti la morbida. Porca miseria. Ancora boi. Ertache! Alisson! Mamma mia, stava per uscire un'azione incredibile. Una giocata pazzesca di Taketake. Si è ritrovato il pallone lì, l'ha provato. Giustamente. Palla larga per Gakpo. La tiene in campo. Salah. Ci chiudiamo per il momento. Ci chiudiamo. Endo, che bella palla per Luis Diaz. Che bella palla per Luis Diaz. Grandissima, grandissima palla. Proviamo così. Proviamo con questa disposizione. Magari oggi Jimenez non bene. Oggi Jimenez non bene. Magari avendo Kubo proprio lì a fianco riesce a... riescono a dialogare meglio. Però quest'oggi il Liverpool è veramente, veramente in forma. Mi dai... ma mi devi da... mi devi da... mi devi da dunk a un certo punto. Però porca miseria, me lo devi da nel pad. Me lo devi da a un certo punto però. Allora, togliamo Barco, mettiamo Parisi, togliamo Sudakov. Mettiamo Insiso. Fuori anche Robertone, andiamo con Zambrano. Serve un miracolo. Ma boh, Jimenez, oggi ti sei fatto prendere a testicolate sulla fronte però, voglio che tu lo sappia. Cioè, fatene un esame di coscienza. Niente, non ha tenuto un pallone, non... ha fatto una giocata buona, forse. Per carità, non è semplice, però, insomma. Non è l'ultimo degli scappati di casa, Jimenez, ecco. Ci prova Ayala a dare una piccola scossa, forse il tempo è scaduto. Ayala davanti ad Alisson! E Alisson fa un miracolo. Non ci credo, Alisson ancora su Jimenez. Sissiso, traversa! Jimenez, la palla resta lì! Prego. Jimenez contro Alisson. Mannaggia. Mi sarebbe bastato un minuto in più, forse. Non riesco a vincere un trofeo. Quanta difficile in Inghilterra. Quanta difficile in Inghilterra. Ma quanto. Io non... superiori, ragazzi. Superiori. Sicuramente le assenze sono pesate, perché oggi un João Pedro poteva fare veramente la differenza. Però in generale superiori. Non si può dire niente. Però è incredibile che io non riesca a portarmi a casa manco una Carabao Cup. Mortacci. Poi dall'altra parte c'è stato un signor Alisson, che ha evitato che potessimo rientrare in partita troppo presto. Endo alza la Carabao, che viene vinta dal Liverpool e non da noi, signori. Fregati per l'ennesima volta. L'abbiamo provato, L'abbiamo provato, però non è stato sufficiente. Potevo fare l'intervista post partita, mannaggia la miseria. È andata così, signore, è stato un bel percorso. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo sperato. Il prossimo anno sarà un obiettivo. E ci proviamo, ci riproveremo. Adesso abbiamo l'FA Cup che è ancora lì in bilico, in ballo. Allora, squalifica scontata. Cup Miners è risqualificato. È risqualificato Cup Miners. Inizia ad assumere meno funghetti allucinogeni, per favore. Aggiornamento mensile. Sono tornati i giapponesi. Ono? No. Sato? Bei capelli. Yasuda? Che te devo dire? Nishimura, Kobayashi, mazza che tip, Fujita. Attenzione. Ari Fujita, 2 milioni e 300 il suo valore. Ah, Sugawara! Andiamo a vedere Fujita, va. Andiamo a vederlo di sfuggita. Vabbè. 1,70 m, 69... Certo che 2 milioni e 300 e mi sei un 67, cioè, discreti dati. Lo facciamo salire di un punto overall,
E poi lo diamo in prestito. Anche loro li dobbiamo tirare dentro, secondo me. Blanco, addio. Li dobbiamo tirare dentro per darli in prestito. Allora, partita contro il Nottingham. Guruzeta non lo conosco. Bella squadretta. Due attaccanti. Facciamo giocare chi non ha potuto giocare prima. Facciamo riposare chi è un pochettino stanco. E poi facciamo giocare Sugawara che me l'ha chiesto. Cambiamo tutta la difesa anche. Nel make-up così dunque, signori. Sempre sul pezzo. Forza Brighton per continuare, almeno dopo questa grande delusione della Carabao Cup, il nostro percorso in FA Cup. Oh, e basta regalare dei rigori, eh. Dai un po', restate un po' in piedi. Restate un po' in piedi, bravo Zambrano. Forza Parisi. Meritati questo posto. Meritati i 50 milioni che ti ho pagato. Mortacci tua! Pedro, tra il movimento di Mitoma. O Mbabidele è colpito. Zambrano. Coop Mainers. Gio Pedro. Ayala, Ayala. Con il mancino guadagniamo un buon calcio d'angolo. Tra l'altro, cosa è successo? Pigiamato. Fermo, immobile. Sta ancora pensando alla Carabao. Invece noi siamo già andati oltre Vlachodimos. Salva questo pallone che forse era indirizzato oltre la linea della porta, non del campo. Non mi esce più niente. Non mi esce. Porca boia, che stega che gli ho dato. No, ti prego, basta. No, non ce la posso fare. Ma sarà giallo. Se proprio mi devi dare un cartellino, dico. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, ma c'erano. Ma c'erano. Almeno tre giocatori che potevano riprenderlo questo. Come fa a essere un fallo da rosso? Cioè, ma Parisi? Ma Parisi ci arrivava. Oh, raga, ma stiamo. No, non scherziamo. Scherziamo. Centrocampo, questa è veramente una follia. Fuori Ferguson. Mi devo togliere. Mi devo togliere dalla testa ste cacchio di scivolate. A volte mi salvano la vita, a volte. Quest'anno, veramente, poi l'arbitraggio è scandaloso. Veramente, veramente scandaloso. Inciso! Inciso! Vlachodimos in calcio d'angolo. Oh no, entra Mohamed Ali Cho. Mitoma dalla bandierina. Non c'è nessuno che può colpire. Zambrano, 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 ringhia, Zambrano! Attenzione al Nottingham. Mamma mia, Inacio, che casino mantenere la concentrazione su queste azioni dei tuoi avversari. A sto punto il replay sarebbe una manna dal cielo. A sto punto il replay sarebbe una manna dal cielo, ragazzi. Bisogna della tua classe, della tua qualità. Inciso, fallo, fallo, fallo. Voglio il fallo. Datemi il fallo. Robertone. Abbiamo Sudakov che ci può provare col destro. Mitoma. Chi la viva, Mitoma. Finisce qui, signori. Finisce qui 0-0, sarà replay e ce lo prendiamo tutto, ce lo prendiamo. E ce lo prendiamo tutto, e ce lo prendiamo tutto. Visto come si era messa, ce lo prendiamo assolutamente tutto. Ce lo prendiamo assolutamente tutto. È stata dura, è stata tosta. Come riprendi partita? No, ma scusami. Ma mi scusi, ma io quando è che ho fatto il replay? Perché non c'è il replay? Quando minchia c'è il replay? Con il reading abbiamo pur fatto il replay. Perché non c'è il replay? Panica. Cioè, lo fate quando vi pare il replay. Mamma che bella! Mamma che bella! Sudakov. Sudakov. Arriva inciso! Odysseas Vlachodimos. Inciso. Martinez prova a girarsi. Guarda che palla per Parisi! Parisi! Vlachodimos. Mamma che palla aveva trovato, ragazzi. Non mi volevo giocare la Vega ai rigori. Vabbè, Bowler c'ha ancora tutta sta carica. Tutta sta garra addosso. Dai, Roger ha fatto una partita, ragazzi, senza senso. Cosa fai, Robertone? Era per Coop Mainers, molto semplice, un appoggio. Tranquillo. Che brutta cosa che stanno accadendo. Mohamed Ali Cho. Vantaggio il Nottingham. Oddio.
Quanto è lento Coop Manners, non si muoveva più! Non si muoveva più Coop Manners! Fortuna che c'ha un gran piede, sia il sinistro che il destro. Ha pareggiato dopo uno slalom incredibile di Sudakov. Abbiamo pareggiato, in mezzo c'era Insiso, volevo cercare un varco per servirlo ma non l'ho trovato. Ce la giochiamo ai rigori, io l'avevo detto. Che non volevo giocarmela ai rigori. Oh, l'FA Cup, che bella competizione. Però è finita, eh? È finita. Facciamo che è finita. Dai, è finita. Fischia alla fine. Se no davi 2 minuti di recupero, non ne davi uno. Ascoltare tutti il pigiamato. Tutti che fanno lo stretching. Ma cos'è? Nuoto sincronizzato. Dai un po'. Si va, signori, si va. Verbruggen contro Wood. Vabbè, Verbruggen ormai è un palo a rigore. E su questo ci siamo. Coop Manners ci hai fatto andare ai rigori, quindi non è che puoi sbagliarlo, sennò evitavi. E infatti non lo sbaglia Coop Manners. Freddo come il ghiaccio Nuno Santos contro Verbruggen. Ancora Verbruggen! Perché Dyer? Su che base Dyer? Mohamed, guarda che ti faccio. Porca miseria. Occhio, non è finita. Martinez. Sì, Martinez! Verbruggen, me lo pari. Tu Sangare, come fai a non pararlo? A 3 minuti dalla fine del match, eravamo eliminati dalla FA Cup. Questo trofeo regala anche queste emozioni, nonostante la sconfitta finale di Carabao. Non abbiamo mollato e ci siamo guadagnati il passaggio del turno. Ma nonna, ragazzi. Con un super Verbruggen, il para rigori Verbruggen, signori. Abbiamo passato il turno. Andiamo a fare un'intervista post partita perché io non so... È durissima quest'anno, veramente, veramente dura. È stato un quarto di finale combattuto contro la squadra Nottingham Forest. I ragazzi se la sono meritata. Sì, è così. Punterà ancora su Parisi. Deve fare di più. Molto di più. Dopo il gol della squadra, Coop Manners, pensavate di andare ai rigori? Che squadra è Coop Manners? Non conosco questa squadra. Questa squadra è abituata a lottare. Facciamo così. Vabbè. La squadra Coop Manners. Oddio. Allora, signori, io ve lo dico sinceramente. Sono stanco. Contro il Watford, il mio obiettivo è quello di giocarmi un tempo. Sono gli ultimi in classifica. Mi gioco un tempo, come va va. Vado così, signori. Un po' rischioso far giocare Martinez titolare. Facciamo giocare a Dingra, dai. Andiamo in campo, sempre sul pezzo. Forza Brighton. João Pedro subito a recuperare un buon pallone. Suet. João Pedro e Spinola. Mamma Zambrano, che palla. Sì, siamo subito avanti. Ma da quanto è che non suonava? Da quanto è che non squillava? Pedro Pe. E non c'è sempre meglio di Santa Fe. Pedro Pe. Soli io e te. Andiamo. No, mamma Verbrugo. Occasione Watford per riaprirla. Ad Ingra. Zambrano. Pedro! Show Pedro! Al 20esimo, forse l'abbiamo regolata. Pedro Pe! Attenzione, Show Pedro. Bella! Bella impossibile! Ferguson, 3-0 al 35esimo. Dai, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Allora, fuori ad Ingra, dentro Martinez. E poi facciamo entrare anche Ayala al posto di Kubo. E poi gli altri cambi. Ci penserà il gioco. 3-0. Mi sento abbastanza sicuro di andare a simulare. Vai, fuori. Andiamo al risultato. 4-1 alla fine, segna anche Martinez. Prendiamo però gol da Kalu. Finisce appunto 4-1. È entrato Parisi, è entrato Jimenez. Bene così, abbiamo risparmiato un pochettino di tempo perché quest'oggi contro questo Watford veramente poco da fare. Andiamo dentro con l'ultima partita di questo episodio. Non ho visto contro chi saremo in FA Cup, lo andiamo subito a scoprire dal calendario. Sheffield.
Siamo ancora vivi. Andiamo a giocarci questa partita contro il Napoli, l'ultima di questo episodio. È tosta, ma io oggi ci vado così. A viso aperto, non me ne frega assolutamente niente. João Pedro è super in forma, quindi andiamo così. La titolare. Questa è la nostra formazione, signori. Ci proviamo. Che dobbiamo fare? Niente. Ci dobbiamo provare. Ci dobbiamo provare. La formazione è bella. Forte. Andiamo in campo sempre sul pezzo. E forza. Brighton, per questa partita contro il Napoli, non c'è andata bene. Non c'è andata per niente bene. Con questo sorteggio, eh. Santo cielo. Olè. Ci deve essere anche l'accompagnamento, però, eh. Parisi non ce l'ha sta cosa. Spingi, Parisi, spingi, spingi che esce. Non entra, Parisi. Jimenez! Palla fuori. Non ha colpito bene Santiago. Attenzione a Kvaratskhelia. Mamma Inacio. Oggi c'hai da fare con Osimhen, eh. Oggi c'hai da fare con Osimhen, Inacio. Sappilo. Se non te ne fossi accorto. Vai, Parisi. Bella la giocata per Mitoma. Aspetto un movimento. Madonna, Anghissa. Non passiamo centrali, non passiamo centrali, non passiamo dalle parti di Anghissà, per favore, grazie. Bravo Coop! Bravo Coop! Fallo andare! Ma non possiamo sbagliare questi fraseggi, ragazzi! Se sbagliamo questi fraseggi, siamo fregati! Siamo fottuti nel vero senso della parola! Zio prete! Oh! Guarda! Dai sto pallone! È un no? È un no? Oh no, Anghissa! Verbruggen! Oh mamma mia, Malen, come se n'è andato? Sobotka. Zielinski, Verbruggen, lascia lì! Ma c'è la parata! C'è la parata! No, ancora, che sono passato centrale. Dunk! Dunk! Guarda che sale Sasha! Sasha! Sasha la mette dentro! Dove c'è João Pedro? Si colpisce di testa, impensierisce per proprio un nanosecondo Meret. Ma poi finisce lì. No, troppo spazio per Zielinski. Avanti il Napoli. Avanti il Napoli, mannaggia. Hanno verticalizzato subito, veloce, veloce. Noi eravamo un po' non messi bene in campo. Bella questa palla per Zielinski. Bella questa palla per Osimhen. Che non è in fuorigioco perché lo stavo tenendo con Inacio, mi pare. Ancora Osimhen. Questa volta fermato da Dunk. Mamma mia, chissà ancora! Dobbiamo levarci da lì, però. Dobbiamo levarci. Non possiamo stare noi a uomo su Anghissà. Cioè, Jimenez, dai! Aspetta, fai nascondere. Bravo Take! Bravo Take! Vai là! Veloce! Veloce! Ah, però ragazzi, dai, non state facendo un passaggio giusto! È inutile che chiedi scusa, Mitoma! Adesso vi prendo a pigiamate, mannaggia! Mannaggia, Johnny, porcaccio! Ui, attenzione! Ma io ho fatto falli molto minori, eh! Eh sì! Bello! Era proprio Anghissa, mi sarebbe piaciuta una bella espulsione di Anghissa. Regalata, Parisi. Mitoma. Pac. Non si passa. Osimhen, chiuso da Dunk. João Pedro, cambia con Mitoma. Mitoma, prova a fare fuori Montiel. Niente, niente. Porca puttana. Scusate. Oh, io ho bisogno di un po' più di... Vedete perché non li faccio giocare insieme? Perché ho bisogno di più... Di più velocità, di più agilità nella giocata. Senza dubbio. Poi, intanto metto Robertone. Poi ci penso. Là davanti non mi stanno piacendo né João Pedro né Jimenez. Devo essere sincero. Ah! È possibilissimo! È possibile! È possibile! Palla fuori. Allora, cambi. Fuori Jimenez. Io tolgo anche Mitoma. Andiamo con Adingra. Vado con Sudakov. Abbassato un pochettino così non perde troppo in statistiche. Olè. Forse verso questo finale di partita possiamo riprenderli. Loro sono stanchi e noi siamo freschi.
Com'è che era? Forse li riprendiamo che sono stanchi. Mamma mia, Dunk. Mamma mia, Dunk parte 2. Bravissimo. Oh, queste sono le mie giocate. Ad Ingra, Sudakov, Sudakov, Sudakov. La mette in mezzo, Nacho. Che chiusura stava arrivando Ferguson. Buona, Ferguson. Ivan Meret. Kubo, non lo tolgo. Ancora dove c'è sempre Ivan! Ivan Ferguson! La pareggiata! Ivan Ferguson, un gollone di testa! Sì! 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 Kubo chiede calma! Gran palla nel mezzo! Grande stacco di Ivan Ferguson! Ma sapete che io forse adesso Kubo lo tolgo? Grandissimo gol di... Mamma mia ragazzi, dove l'ha messa? Che culo! E che gol, che culo e che gol, che culo e che gol, che culo e che gol. Mamma mia ragazzi, che fatica, ma che partita. Oh, calma perché non è finita. Cavara, adesso, non è che puoi allungarti sto pallone e fare quel cacchio che ti pare. Mamma mia, inciso! Non ci credo. Andiamola, 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 andiamola. La chiamata Sudakov. Io lo servo. Ma cosa servo? Servo della gleba. Porca puttana. Dunk! Dunk! Capitan Dunk! Finisce qui. 1-1 all'andata. La Maradona va benissimo. Una benedizione. Grande partita. Grandissima partita. Grandissima partita, raga. Non abbiamo rubato niente. Grandissima partita. Grandissima, grande, bravi, bravi. Non abbiamo rubato niente, il ritorno ce lo giochiamo in casa nostra. Ma come un punto? Ma non ho ottenuto un punto oggi. Mamma mia ragazzi, che pena. Giusto perché alza il morale, queste interviste. Dobbiamo concentrarci sulle cose da migliorare. Giusto perché alza il morale. Giusto perché alza il morale, perché sono fatte veramente con il culo. Allora, prossimo episodio. Prossimo episodio. Prochain episode. Prochain episode. Ci chiama il Bournemouth con più Regas dei Regas. Cioè, richiamo Callum Doyle, giuro. Giuro che richiamo Callum Doyle e poi ci giochiamo il ritorno contro il Napoli e poi proseguiamo. Fammi vedere. Callum Doyle. Se Callum Doyle non è cresciuto, lo richiamo. Lo richiamo già adesso. Porca miseria, speravo. Cioè, aveva... Gli mancavano 4 settimane per crescere. L'ho dato in prestito e non cresce. Ma perché? Ma perché? Io gioco con Callum Doyle. Io gioco con Callum Doyle. Lo giuro. Non mi interessa. Non mi interessa. Detto questo, signori. Che fatica. Veramente una grande fatica. Però, va bene. Capita. In Inghilterra capita. In Inghilterra capita. Giusto chiudo con la classifica in campionato. Giusto chiudo con i primi verdetti di Europa League. Perché la Real Sociedad vinse, il Tottenham ha vinto, pareggio tra Wolfsburg e AZ, lo United rischia l'eliminazione, la Roma batte il Celtic e il Benfica sta battendo il Monaco, PSV e Porto pareggio. Signori, direi che ci possiamo salutare, spero ovviamente che questo episodio vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, io mi sto divertendo un casino, lo giuro.